This is a really emotional moment for me. Recently, I was told that if I were to win tonight, I would become the very first Asian actor to win in this category. Ciao a tutti ragazzi, io sono Captain Nerd e bentrovati su Chuck e Azione. Oggi vi vorrei parlare di questo attore di nome Jonathan Kwan e parlerò di tutto il suo percorso dall'inizio fino ai nostri giorni. Quindi se siete interessati, continuate a vedere questo video. Jonathan Kwan nasce a Saigon in Vietnam nel 1971. Nel 75 ci fu la caduta della città e lui e la sua famiglia furono costretti a fuggire negli Stati Uniti. Fu il primo attore bambino di origine asiatica a ottenere successo nel cinema americano. Lo ricorderemo a 12 anni accanto a Harrison Ford in Indiana Jones e Il Tempio Maledetto di Spielberg. Mentre l'anno dopo lo rivediamo nei Goonies, epico film dove un gruppo di ragazzini scopre vari misteri. Ed è proprio grazie a questo film che si ispirarono anche altri film e serie attuali come anche Stranger Things. Dopo prese parte anche ad altri film e serie un po' meno famose come Breath in Fire, Il mio amico scongelato, Second Time Around, Together We Stand, Segni particolari, Genio. Nel 2021, dopo 19 anni di assenza, torna sul grande schermo con il film Alla scoperta di Oana, mentre l'anno seguente interpretò Wei Wong nel film Everything's Everywhere All at Once, ruolo per il quale è stato premiato con un Golden Globe, due SAGA o Screen Actor Guild Award, un Gotham Independent Film Award e un Critics Choice Award, non contando anche la candidatura agli Oscar per miglior attore non protagonista. Quindi adesso non ci resta che attendere quel giorno, quel 13 marzo, per scoprire se Jonathan Kwan riuscirà a portarsi a casa anche la statuetta più famosa del mondo. E mentre siamo in attesa di questo giorno, riscaldiamo un po' l'atmosfera parlando del fatto che l'attore è finalmente entrato nel Marvel Cinematic Universe. Infatti nel 2022 è stata confermata la sua presenza nella seconda stagione di Loki, che uscirà proprio su Disney Plus. Quindi ragazzi, non so davvero cosa aspettarmi. La carriera di questo attore è ancora in crescita progressiva e sono anche molto contento perché se lo è veramente meritato. Mi dispiace un po' per i 19 anni di assenza, ma se li sta riprendendo tutti alla volta. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato di interesse. Se vi piacciono video così, continuate a scriverci, continuate a commentare, a metterci like e iscrivetevi anche ai nostri canali social. E da Captain Nerd qui oggi è tutto. E noi ci rivediamo presto a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!